carcere, ma meglio la carcere. Deve essere iniziato a dove va fatto il percorso e poi successivamente sarete, dopo la lezione che vi farà il professore Santo Mauro, vi sentiremo in varie isole, poi dipende dalle persone, 10, 12, 8, non lo so, sono istruttore e vi faranno lavorare. Quindi sarete voi, insomma, materialmente a fare la... ma ti resta poco. Cioè io la posso ricordare un giorno, due giorni, cinque volte, può darsi che col tempo la cosa... Solo per rafforzare la tesi del dottore Carmi, i defibrillatori parlano, ci indicano che cosa dobbiamo fare, ma è soprattutto che con le mani che dobbiamo lavorare, con le mani e quelle che fanno differenza, non sempre siamo, ho visto una signora che prima ha fatto un corso qualche giorno fa proprio su questo aspetto, non abbiamo sempre un defibrillatore sotto al braccio che possiamo intervenire, quindi dal momento che noi dobbiamo dare aiuto a quella persona che ha bisogno di noi, dobbiamo far lavorare le mani per fare in modo che quei fatidici 4 minuti che il cervello incomincia la sofferenza quando non trova la funzione di bomba del cuore. Inizieremo subito con una dimostrazione generale, per come ha detto Angelo, poi per la sera, e dovete essere voi che poi alla fine lavorerete. Ecco. Va bene? Diciamo che Massaggio Bandini, faccio le ventilazioni, in 4 minuti possono essere 8, possono essere 10, e anche se il defibrillatore viene operato dopo 15 minuti, sicuramente la persona più dal 20. Ma se mi limito solo a chiamare il 118, diciamo che il 118 sto a posto. Tra l'altro non è detto che la persona per la ventilazione non avrebbe più il cuore del corpo, se anche non avessi da dire, dall'altro punto del ventilatore non ci sarebbe niente, ma se abbiamo solo ovviamente anche con le nostre mani. Ok, vi seguiamo. Il dottore è cosciente, cosa facciamo? Allineiamo le braccia, che sotto la mente si cade storto, scopriamo il torace, guardo se respira, mano sulla fronte, e con il mio orecchio in corrispondenza della bocca guardo il torace, se ci sono movimenti del torace, se ci sono movimenti del corpo, per 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ci fermiamo. Non si muove. Per far scena, che più delle volte magari ognuno ha... La maggior parte delle nostre difficoltà sta nella reticenza di far contare le persone. Voglio passarvi questo messaggio. Il contare significa due cose. Uno, far sapere al collega che sta intervenendo che cosa stiamo facendo. E due, soprattutto, per infonderci una sorta di autosicurezza. Cioè, noi andiamo a contare al momento in cui sicuramente devi prendere le persone intorno che ti tende di alzare le braccia, chi le mani, chi le voce. Cioè, questi non ti fanno lavorare. Ok? In qualsiasi momento qualcosa non è chiaro, ci fermate. Noi cerchiamo di farlo interattiva per cercare di apprendere quante più notizie per poi poter passare alle famose isole. Quindi io in questi 10 secondi ho controllato il torace, non ci sono state espansioni toraciche, non ho sentito il suadro sulla mia guancia, per cui la persona è adesso respiratore, quindi cardiocircolatore. Inizio subito il massaggio cardiaco, faccio chiamare 118 cioè o qualsiasi evenienza ci troviamo, diciamo qualsiasi possa essere l'evento scatenante, può cambiare l'approccio, però il soccorso mi ha fatto sempre allo stessissimo modo. Se è un bambino facciamo la valutazione sempre la stessa, le compressioni sempre 32, si utilizza il defibrillatore, là c'è una piccola differenza. Se è un bambino di sotto gli 8 anni vanno cambiate le placche della defibrillazione. Sono le placche pediatriche. Nelle varie viso oppure lo faremo vedere dopo. Interessava anche no, ma comunque vai per esteso, è un nuovo non lo facciamo. Adesso lui ha verificato che la persona che ragionevolmente parlando non ha respiro, non ha esclusione da 112. Io volevo sentire la signora, la facciamo interattiva, perché ha fatto il corso. Sì. Perché nella conciliazione, ma non soltanto nella conciliazione, è l'aspetto emotivo che più delle volte ci preclude l'estate di fare dei passaggi. In arresto cardiocircolatorio, non respira, intervenite subito. Più delle volte attacco, chiedo scusa. Il posto, dobbiamo... Innanzitutto presentarsi, domande, dovrebbe essere così.
però dobbiamo essere quanto più precisi, uno più quello può anche darsi che sia un medico che è stato rilasciato, un infermiere, persona sanitaria, ma cambia un po'.